Buonasera, benvenuti a C'è Posta per te. Quella di oggi è la storia di Chiara. Chiara è una ragazza molto famosa. Chiara è fidanzata con un ragazzo. Questo ragazzo si chiama Federico. La loro storia è una storia fatta di storie, di Instagram, ma soprattutto una storia a distanza. E come tutti sappiamo, le storie a distanza causano molta sofferenza. In collegamento da Los Angeles, Chiara Ferragni. Benvenuta Chiara. Hi guys! Accomodati pure. Thank you so much, thank you Maria. Gentilmente parla in italiano perché qua nessuno ti capisce, forse neanche là. Grazie. Sei pronta? Sì, mi sistemo un attimo i capelli e prendo i fazzoletti. Federico, in arte Fedez, ha chiamato la redazione e ha detto di voler scrivere una lettera perché pensava fosse l'unico modo per riuscire a dire a te, Chiara, quello che non ti aveva mai detto. Questa è la lettera che ti ha scritto. Radiolone mio, non puoi capire quanto mi manchi quando siamo lontani, mi manca tutto di te. Mi mancano i backstage degli shooting, del backstage del video, degli shooting, delle foto per i nostri social. Mi manca decidere insieme quali foto pubblicare per poi finire a pubblicare la stessa, perché non abbiamo sbatti di guardare tutte essendo di base 10.000 scatti a location. Mi manca il tuo team di photoshoppatori che mi fa sembrare enorme nelle foto senza andare in palestra. Mi manca chiamare il tatuatore alle 4 del mattino per tatuarci i due ravioli, simboli del nostro amore, eterni, finché dura. Sì, perché noi non sappiamo se questa nostra storia durerà, ma finché ogni cosa che facciamo fa gossip, nulla ci potrà dividere. Volevo che tu sapessi che le tue dita dei piedi così tanto criticate per me sono perfette e che passerei ore a giocarci. Volevo che tu sapessi che ti amo anche se hai rotto il braccio del mio Ironman, che quando parli in inglese mi ecciti di brutto e che il tuo massaggiatore è veramente troppo bravo. Qua a Milano è notte, sto andando a dormire, e spero di sognare di addormentarmi sul mio fianco preferito, il tuo. Tuo patatone, Fede. Chiara, le sorprese però non finiscono qui. Per te, Chiara, c'è Federico. Facciamo entrare Federico. Benvenuto Federico, accomodati. Ciao a tutti, ciao Maria. Ciao Raviolone, ti è piaciuta la mia lettera? Mi hai fatto piangere tantissimo, amazing, sei il mio patatone. Comunque c'è una sorpresa anche per te, e ti ho scritto una lettera anch'io, e adesso te la leggo. Sei pronto? Vai, Raviolo! Raviolo della mia vita, da quando ti ho visto la prima volta ho capito che i 20 cm di altezza che ci separano non erano niente in confronto al nostro amore. Infatti di foto in piedi ne facciamo pochissime e quando le facciamo o affondo nella sabbia fino a quando sembriamo alti uguali o ti faccio mettere il rialzo sotto le scarpe. Di te adoro il tuo essere così protettivo nei miei confronti, il tuo coprirmi le tette nelle mie foto perché anche se fai gangsta in realtà sei un patatone gelosone. Adoro quando mi metti le dita nel naso. Adoro quando mi dici che le mie ciabatte sono belle, anche se tutto il mondo dice che fanno cagare. E adoro quando mi dici che ho un'ottima pronuncia, solo perché non capisci un c***o l'inglese. E adoro quando ci facciamo fare le foto mentre fingiamo di dormire e sembriamo un gigante col folletto. Ovviamente il folletto sei te. E adoro quando ti chiedo di farmi una foto e mi fai il video, sei proprio un burlone, amore mio. Non avrei mai pensato che un giorno avrei preferito i miei Italian Days ai miei American Days. E non avrei mai pensato che l'amore mi facesse rincretinire al punto di tatuarmi Crazy for you dietro l'orecchio. E ma tu sei questo, un raviolo del cuore tenero. Ricordo ancora quel giorno da Gucci in cui ti ho detto: se devi essere tamarro, meglio essere eccessivamente tamarro. Non avevo mai dato un consiglio così prezioso a nessuno. Custodiscilo nelle note del tuo telefono e promettimi di essere per sempre il mio patatino eccessivamente tamarro, dal cuore di raviolo cinese come quelli che mangiamo sempre a Los Angeles. Non te l'ho mai detto, ma sei l'apostroforosa tra le parole Hi guys and it's amazing. Ti amo più della mia cabina armadio, tua raviolona innamorata. Figa raviolo, mi hai fatto piangere più te, nello scherzo delle iene, oh. Ti amo, ci vediamo domani raviolo. Grazie mille ragazzi, ci avete fatto emozionare. Domani sappiamo che vi rivedrete, quindi aspettiamo con ansia i vostri Insta Stories.
Ringrazio tutti per avermi seguito, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti gli altri social, Snapchat, Instagram, Musical.ly e Facebook. C'è posta per te, alla prossima puntata.